Nicola Di Matteo, innanzitutto benvenuto a Teramo. Ha sottoscritto il 20% delle quote di una società, ma quello che ha colpito di più in conferenza stampa sono state le sue parole quando ha detto l'obiettivo da qui a pochi anni, insomma, è tornare a vincere qualcosa, un verbo che qui a Teramo, insomma, non si sente da un po'. Beh, io, a parte il Teramo, che se vince un campionato in Serie B è un bene per tutti, per la città, per i giornalisti, e poi sono uno molto realista, sono realista nelle mie parole, quelle che dico, è una grossa soddisfazione anche nei miei confronti personali, perché sono tanti anni che faccio questo calcio, non ci sono riuscito perché non ho mai trovato i presupposti giusti, ho fatto tante società di calcio, tante società mi chiamano, non a livello che vado lì che metti i soldi, a livello di come gestire una società di calcio, perché la società di calcio la gestisco come un'azienda vera, con un po' di fortuna, con tanta capacità e con qualche disponibilità economica ci puoi arrivare. Non è facile, però si ci può fare. Lei è un uomo del sud, trapiantato al nord, adesso viene a Teramo, insomma ha un po' girato l'Italia con il calcio. Adesso sono un po' più a sud adesso. Tornarsi avvicinato a casa. Sono avvicinato a casa. No, Teramo, io così anni passati venivo a fare dei giri qui a Giulianova, così avevo degli amici, così a fare. Sono stato anche a Teramo a fare un giro nella città anni passati, però è una bella città. Si può fare calcio perché c'è del pubblico, c'è, voglio dire, non è il pubblico di Sant'Arcangelo, quei paesini che fanno anche le capro, però non c'è pubblico, non c'è soddisfazione di fare calcio. Negli anni passati si è sempre detto con Campitelli insieme è difficile coesistere. Perché Nicola Di Matteo coesisterà bene con Luciano Campitelli? Per me parla un po' come me lui, parliamo uguale, abbiamo lo stesso obiettivo, quello che io voglio fare. Io spero, perché adesso ognuno quando parla dice sempre all'inizio siamo tutti amici, ci vogliamo bene, questo è sempre i moralisti, invece sono molto realisti. Sto anche fra un anno a Campitelli, ci rompiamo in bocca, si fa calcio. Quello non piace sempre dire le stesse parole. Sai, io ci sto bene perché è una brava persona, è buona. Oggi è buona, oppure sono io oggi, sono buona, domani non sono più buona. Però cerco di tenere sempre una famiglia unita. Anche se vado via dalla società, io vado via dalla società quando le cose non ci sono più, manto, parliamo di manto, io 6 mesi ho buttato tanti soldi, non ci sono riuscito, però gli amici che ho rimasto, i giornalisti, mi chiamano ancora, per dire sono realista le cose, io faccio quello che posso fare, buon lavoro. So che qui si può fare qualcosa di importante. Buon lavoro allora. Grazie.